Questo è uno spazio aperto, quindi una chiacchierata informale, per cui vi invito ad intervenire, sentirvi assolutamente liberi di intervenire in qualunque momento, con domande e curiosità, per arricchire la conversazione. Io e Francesca abbiamo messo in scena e fuori scena la rappresaglia di Benedetto e Beatrice, che quando ci togliamo gli abiti continuiamo con questo battibecco continuo tra... Ci togliamo gli abiti dei personaggi, vi smettiamo gli abiti di scena, va bene così? È un personaggio che ha molte sfaccettature, questo aspetto aggressivo iniziale invece poi dopo rivela una grande morbidezza, una grande tenerezza. Quindi mi piace l'idea di un personaggio che non è netto. E il mio personaggio non l'ho ancora capito, quando chiedi qualcosa di Beatrice ti dico sicuramente una femminista, cioè questo è fuori dubbio. Una con un gran carattere. Sullo spirito direi che lo spettacolo si presenta abbastanza da solo, insomma uno spirito prorompente direi, sia da un punto di vista visivo che uditivo, insomma ci sono delle musiche molto trascinanti, i colori dei costumi sono molto forti, molto belli, un'ambientazione zingara, gypsy, quindi comunque abbastanza di per sé eccessiva, colorata e che stempera. I grandi testi classici sono stati presi nel nervo della loro vitalità, cioè si è voluto raccontare l'azione interiore ed esteriore di queste persone. La tentazione che io ho respirato ieri sera è una tentazione shakespeariana, nel senso, malgrado tutto, pioveva, lampi, tuoni, il pubblico è rimasto. Come? Avveniva nel teatro Elisabettiano, che alla Gitana ci ha consentito l'utilizzo di più dialetti. Infatti sicuramente quelli che l'hanno visto lo spettacolo avranno notato che ci sono numerosi dialetti, c'è il dialetto siciliano, c'è il veneto, c'è il dialetto romano, il marchigiano, ci abbiamo tutto, ma questo tende a dare una verità maggiore al testo. Il regista che da Magliaro riacchiappa tutte le cose e ci porta a ritrovare la lingua perduta anche di ognuno di noi, di ritrovare dentro quelle che erano le nostre, quelle che sono le nostre radici ormai cancellate, calpestate velocemente. Cancellate, a questo proposito voglio dire che quello che io pedestremente parlo nel tavolo non è veneto, anche se sembra, è friulano, perché mia nonna è triestina. Digitale come i miei zii o i miei nonni. Perché se ognuno di noi ha portato, grazie anche al regista che ci ha dato una mano, questa è la propria diversità, il recupero delle origini. Quindi è proprio un lavoro di squadra, cioè dove l'attore contribuisce non soltanto con la figura scenica imparando una parte, ma costruendosela addosso, tagliandosi il costume su misura. Il lavoro che è stato fatto sulla musica, perché partendo proprio da questa Messina, da questa Italia anche scomparsa, che non c'è più, che solo i nomadi possono ormai rappresentare, perché ormai tutto sta svanendo, noi non abbiamo più un'entità culturale. Parte sempre dalla musica, per qualsiasi tipo di operazione. È forse l'unico regista in Italia. Io, Necrotis fa così, la Bausch, è più legato al corpo, al movimento, quindi la musica è scenografia quasi, è pensiero, il pensiero dell'attore, il pensiero del regista, è spazio, è misura, è tempo, è ritmo. L'idea registica è questa, nel senso che l'isola dove si recita, dove avviene la rappresentazione è centrale, ok? Quindi tutti gli astanti nelle parti laterali è come se aspettassero, ma vivendo, il momento della rappresentazione nella rappresentazione. Così, la popolarità di questa messa in scena fa sì che ognuno di noi caccia proprio fuori, come dice anche Alessio, la carne e il sangue. Sono onorato di far parte di questa compagnia, di aver lavorato con Giancarlo, perché appunto è un privilegio per un attore giovane potersi confrontare anche con questi testi che ti arricchiscono. La domanda di Vito per chi porta un cognome ed è quella di essere figlio d'arte. Figlio d'arte, punto di domanda. Aiuta, non aiuta, è un peso? No, siamo sinceri, insomma, aiuta, dai. Che noi ci divertiamo e che si spera possiamo divertirvi anche voi. Il vedere da tanti bambini, anche ieri, notavo,
ridere e divertirsi per me è una cosa, forse è la cosa più importante. Perché... Tornerai a vedere il teatro? Forse. Forse, se si comportano bene? Se si comportano bene? O se si picchiano di più? Una valigella di compagnia e voi direte ma no, è bello perché Giancarlo mi ha chiesto di lasciare completamente, di dimenticare l'iconografia della damigella delicata che sta lì di solito sempre dimessa, timida, e qui sono la dolcissima Ero, appunto non l'avete visto tutti perché e avrete anche pensato povero Claudio, e appunto anche qui c'è una rivisitazione, diciamo, del personaggio che un po' si allontana dall'idea classica, diciamo, della delicatissima e dolcissima Ero. Io sono Orsolina, la seconda damigella della principessa Ero. Il mio è un personaggio che con poche battute deve, diciamo, uscire fuori. Il tema è proprio lo stare tutti intorno e vivere continuativamente lo spettacolo, sostiene il tema centrale che è quello del nascondersi, destro che è l'amore. Cioè ci nascondiamo e non ci nascondiamo. Se voi avete visto, tutti i personaggi ruotano intorno a una forma d'amore, anche i cattivi. Il fratello si lamenta che il fratello maggiore lo ha ripudiato per l'affetto verso un altro ragazzo giovane, e il principe ha affetto verso un ragazzo giovane che è proprio come un figlio e lo protegge. Lo stesso cattivo parla d'amore verso la serva della casa con la quale amoreggia, è un nascondersi, uscire, entrare dall'amore.